Salve, salve ragazzi, chi vi parla oggi è Mr. Karate e questo è il nostro sesto capitolo della nostra campagnetta in Rome 2 Total War. Io vi ricordo che utilizzo il ponto e ormai stiamo entrando nel vivo dell'azione. Però prima di dire qualsiasi altra cosa direi di chiamare subito immediatamente la nostra lavagnetta. Dunque, questa è l'Anatolia, che nel Rome 2 è sempre diviso in 4 province principali. Gli ultimi capitoli si sono svolti ad est, dove ho conquistato la provincia armena. Una volta sistemata la situazione ad oriente, riporto il mio esercito ad ovest, per conquistare la Bitinia e prendere quindi possesso dell'intera provincia nord. Tuttavia, la Bitinia è alleata con la Macedonia, la quale entrerà anch'essa in guerra, ma le loro falangi non basteranno a fermare la mia avanzata. Dunque. Nei capitoli scorsi ho terminato la conquista della provincia armena. Provincia armena cosa vuol dire? Vuol dire che finalmente ho conquistato tutte le città, tutte le regioni di un'intera provincia e quindi posso emanare un editto in quella stessa provincia. Emanare un editto cosa vuol dire? Vuol dire avere alcuni bonus. Io per quanto riguarda la provincia armena ho emanato un editto che mi permette di avere una produzione maggiore di grano e anche un bonus alla felicità pubblica. Questo mi è utile per controllare meglio la provincia, perché nelle città appena conquistate c'è subito un malus per quanto riguarda l'ordine pubblico, e se non fai qualcosa in un microsecondo ti si potrebbero ribellare. E considerando che io attualmente mi voglio espandere dalla parte opposta, diciamo che è una cosa più che buona cercare di fare in modo che le province d'oriente siano messe in tranquillità. Bitinia. La Bitinia è la fazione che attualmente voglio sottomettere alla grande. E è praticamente dal primo turno di questa campagna che ho in mente di conquistare la Bitinia. Però non l'ho mai fatto, un po' perché mi sono ho conquistato altre città, un po' perché la Bitinia, diciamo, è una di quelle fazioni che mi ha sempre voluto bene. Ho avuto anche un'alleanza difensiva, se non erro, con loro, e quindi mi dispiacevo un po' tradirli. Però, come dico sempre, se ti devi espandere, se devi diventare il più figo dei fighi, prima o poi devi dichiarare guerra anche ai tuoi amici. E quindi sposto tutto quanto il mio esercito ad ovest, ad occidente, e qua si vede che la Bitinia è alleata con i Macedoni. E, a dire il vero, non lo sapevo prima, me ne sono accorto solo adesso, però diciamo che non è un grosso danno, perché prima o poi avevo già in mente di dovermi espandere anche in Grecia. Non pensavo di dover dichiarare guerra ad una fazione greca in così poco tempo, però male, non ci sono grossi problemi. E comincio quindi ad avanzare in territorio nemico, che fino a poco tempo fa era territorio amico, ma non importa. E questa è la capitale della provincia nord. E quindi vi ricordo, capitale della provincia vuol dire assedio con mura, assedio con guarnigioni più grandi, eccetera. Non assalto subito, ma aspetto un po' di tempo, anche se soffro di logoramento, ma non importa, perché contemporaneamente avanzo anche con il mio secondo esercito. Dicevo, durante il cambio turno, tuttavia, la capitale di provincia che stavo assediando tenta di farmi una sortita. Sortita cosa vuol dire? Vuol dire una battaglia fuori dalle mura della città. E quindi per me è un vantaggio, perché così facendo posso distruggere l'esercito nemico senza avere l'impiccio di dover scavalcare le mura. E è questa quindi una battaglia abbastanza semplice. Io faccio la solita tattica, avanzo prima con le mie unità la più scarse, poi avanzo con le mie unità d'elite e poi lancio un po' di sassate qua e là, avanzo con il mio generale, magari cerco di aggirarli da dietro. Ovviamente aggiri da dietro le unità, mica le aggiri da davanti, non ha senso. E così via. È una battaglia abbastanza facile, anche perché ero in superiorità numerica e avevo unità migliori, e quindi vabbè, c'è poco da dire, a parte questa
questa grafica, questi colori un po' bruttini. Ogni tanto Rome 2 ti fa queste battaglie dove c'è una luce del giorno fatta male, secondo me, però non importa, è solo grafica. E alla fine la battaglia si risolve senza troppi problemi. E devo dire che non mi aspettavo una sortita nemica, ma ne sono stato abbastanza contento. C'è una cosa che però mi preoccupa. Prima di avanzare avevo visto che c'era un esercito nemico in più in quelle zone lì. E quindi pensavo di ritrovarmelo prima o poi da qualche parte. E finora sono stato fortunato. Poi prossimamente stiamo a vedere. E questa invece è la seconda città nemica. Non è una capitale di provincia, questa qua a dir vero è un'altra provincia, non è la provincia nord, è una provincia occidentale dell'Anatolia, però è una città che comunque sia fa parte della Bitinia, quindi devo assolutamente conquistare, se no la guerra non finirebbe. È una città minore, quindi diciamo che il format per quanto riguarda gli assedi in città minore, nelle città minori è sempre lo stesso. Avanzo prima con le unità di tiratori, continuo a tirare sassate ai miei nemici finché ne ho, e poi quando ho voglia avanzo anche con la mia fanteria. In questo caso però c'è un parametro in più da considerare, c'è un'incognita in più da considerare, ossia c'ho anche la cavalleria. E in questo caso volevo usarli in modo intelligente, mi è riuscito ben poco. E diciamo che avanzo prima su un lato, su una viuzza stretta della città nemica, per cercare di far fuori da dietro i tiratori nemici. Tiratori che solitamente, ovviamente direi, l'intelligenza artificiale mette dietro l'unità da corpo a corpo. E vabbè, giocando con quella cavalleria non mi sono accorto che contemporaneamente il mio avversario mi ha caricato le mie unità di schermaglie, e quindi vabbè, mi è morto qualche ometto, però pace all'anima loro. E quindi questo tipo è il segnale che mi fa venire in mente che forse dovrei avanzare anche con tutto il resto del mio esercito. E quindi succede questo gran casino: da una parte c'è la cavalleria che gestisco abbastanza in maniera confusa, dall'altra c'è il mio esercito che sta avanzando, e così via. Diciamo che vabbè, questa battaglia in città minore è uguale penso a poco a tutte le altre. E pensavo di conquistare questa città forse un po' più facilmente, un po' più agevolmente rispetto a quanto sto facendo nella realtà. E diciamo che dopo tutto gli assedi sono un po' come un'arte, cioè trovare la via giusta, trovare il modo giusto per sconfiggere le unità nemiche con il minor numero di perdite, massimizzando anche la propria esperienza guadagnata. È un po' un casino, però poco male. Alla fine l'importante è conquistare la città. Diciamo che non ho idea di cosa sto dicendo, sto solo aspettando che finisca questa maldetta battaglia, che gli assedi in città minore sono tutti quanti uguali. In Rome 2 mi hanno anche abbastanza stufato, vorrei risolverli tutti quanti automaticamente, però visto che sto registrando non è cosa buona e giusta da fare. Conquisto quindi questa città nemica, questa prima città nemica. E la mia armata guadagna anche una tradizione, ed è una cosa fantastica. Io adoro le tradizioni in Rome 2, anche se però ce ne sono talmente tante che vado veramente in confusione, e spesso volentieri non mi metto lì neanche a leggere tutti i bonus che ti possono dare le varie tradizioni, e scelgo a caso quella che c'è il disegnino più simpatico e prendo. In ogni caso, a parte le tradizioni, questo è l'assedio di questo capitolo, il vero assedio di questo capitolo. A dire il vero non è neanche un vero assedio, perché le unità nemiche in difesa sono veramente poche, e quindi diciamo è un assedio abbastanza tranquillo. E l'ho risolto manualmente,
più che altro perché era è uno dei pochi assedi diversi che si possono fare in questo gioco, quindi ho voluto provarlo un po' per vedere come riuscivo a comportarmi. Quindi cosa faccio? Attraverso queste scale mobili, diciamole così, e avanzo, assalto le mura nemiche e portando sopra tutti quanti i miei ometti. Diciamo che le mura avversarie erano abbastanza sguarnite. Il compito di questo assalto alle mura è sostanzialmente quello di conquistare non solo le mura ma anche le torri che continuavano a bersagliarmi, e chissà magari anche la porta nemica, in modo da poter entrare senza dover subirmi la cascata di odio bollente sulle mie truppe. Perché sì, è vero, le porte nemiche si possono buttare giù anche con il fuoco se hai unità da tiro, o con sempre il fuoco con le torce se hai unità che possono tirare le torce sulle porte. Voi direte: carati, ma ci sono unità addestrate a tirare le torce sulle porte? Beh, probabilmente sì. Però in questo caso non l'ho fatto perché se avessi aperto le porte in questo modo se avessi cercato di entrarci senza conquistarle, senza prima conquistarle, avevo paura che mi venisse addosso dalle bollente distruggendomi l'intero esercito, che sarebbe stato abbastanza brutto, anche perché in altre mie campagnette che ho fatto per conto mio mi è successo ed è stato alquanto sgradevole, a dir poco sgradevole, e quindi ho adottato una tattica un po' diversa. E vabbè, poco male, perché alla fine erano anche poche le unità nemiche che si sono opposte alla mia avanzata. Quindi ho conquistato prima una torre facilmente, e se no continuavo a bersagliarmi i miei ometti, era una cosa anche abbastanza bruttina. E qua si vede anche nel frattempo l'olio bollente che cade sulle mie truppe, anche se le mie truppe non ci sono. E a questo punto diciamo che quando faccio gli assedi sono sempre preoccupato, perché come voi saprete meglio di me, in Roma 2 non si possono vedere le unità nemiche se non hai una visuale, una visione, se i tuoi omini non hanno una visione diretta sugli omini avversari. E quindi finché non sei ben dentro le mura nemiche, non ti rendi conto esattamente di quante unità avversarie hai ucciso, di quante ne rimangono e di come sta andando la battaglia. Hai sempre paura che girato l'angolo trovi milioni di unità avversarie che siano lì tranquille per farti il culo, e quindi devi avanzare sempre con un po' di cautela. Bando le ciance e fregandosene della cautela, avanzo caricando le unità di cavalleria nemiche che mi stavano fiocinando, essendo unità da tiro, e non ci sono altre unità avversarie in città, e quindi vinco questo assedio e conquisto anche questa seconda città nemica. E con questa conquista la Bitinia ha terminato le proprie città. Tuttavia vi ricordo che in Rome 2 non basta conquistare tutte le città di una fazione per distruggerla, perché questa stessa fazione può avere delle armate in giro che possono ancora far danni, o possono conquistare, o possono portare avanti insomma la fazione stessa. Questa è un'armata della Bitinia che ancora è in viva e vegeta, e io a dire il vero non sono l'attaccante diretto di questa armata, di questa flotta avversaria, ma sono questa fazione qua, che non ho la più pallida idea di chi sia, che ha fatto l'attacco. E io ho solo due navi che possono essere utili per far fuori la flotta avversaria. Diciamo che far fuori la flotta avversaria è un'espressione un po' grossa. E io carico, diciamo, rammo
una nave nemica, anche se è un po' come Davide contro Golia, perché le mie navi sono veramente piccolissime rispetto a quelle nemiche e anche a quelle mie alleate. E a dire il vero, finora io non ho una vera e propria flotta degna di questo nome da poter schierare. E anche se però nei prossimi capitoli di questa campagna vedremo che cercherò di mettere una pezza a questa mia mancanza, e anche perché riuscirò ad avere strutture più adeguate per reclutare navi più potenti e quindi avere qualcosa di un po' più carino da utilizzare. E boh, la battaglia alla fine non ha nulla da dire. Adesso non ricordo bene, però se non erro le navi nemiche che mi trovo di fronte non sono la flotta vera e propria avversaria, ma sono le navi trasporto, quindi sarebbero unità di terra su mare. Sembra strano, però è così. E quello che succede in ogni caso in questa battaglia è che la mia ammiraglia, che è questa qua, chiamarla ammiraglia fa un po' tenerezza, però è la mia ammiraglia, e viene fatta fuori praticamente subito. La mia seconda ed ultima nave viene inseguita fino alla morte da una nave avversaria, e quindi io continuo a divincolarmi perché se mi dovesse colpire rischierei che mi assalti o mi distrugga completamente la nave. Mentre tutte le mie speranze sono rivolte al mio alleato, anche se però va detto che in realtà questa fazione con la quale sono entrato in battaglia non è il mio alleato vero e proprio, è semplicemente un altro nemico della Bitinia. E quindi io sono potuto entrare in questo scontro solo per questo motivo e non perché siamo effettivamente alleati. In ogni caso, anche questa mia seconda nave va in fuga, l'intera mia armata alleata va in fuga, e quindi perdo questo scontro navale. Io vi ringrazio di tutto, vi ricordo di mettere tantissimi piace e noi ci vediamo nel prossimo capitoluzzo. Vi ricordo ancora una volta di iscrivervi alla mia pagina Facebook e alla mia pagina Google Plus. Detto questo, da Karate è tutto, a voi la linea!